Il pattugliatore polivalente d'altura rappresenta una tipologia di nave altamente flessibile, con capacità di assolvere molteplici compiti, che vanno dal pattugliamento, con capacità di soccorso in mare, alle operazioni di protezione civile, nonché, nella sua versione più equipaggiata, da nave combattente di prima linea. Ecco le caratteristiche principali. Sistema di combattimento. Un sistema di controllo della cabina di guida. Un sistema di gestione del combattimento CMS. Un sistema di navigazione integrato. Un radar a doppia banda CX. Un sistema di sorveglianza IR2 corretto. Due dispositivi acustici a lungo raggio. Un sistema antincendio ADT. Un sistema di superficie antimissile, SAME, ESV. Un cannone principale, calibro 127 mm, Vulcano. Un sistema di lancio, decoi due lanciatori. Un sistema di array, attivo rimorchiato. Un sistema di siluro pesante. Un ecoscandaglio rilevamento subacqueo. Un sistema di rete, interno. Un sistema di comunicazione integrato, interno e esterno. Due radar di navigazione. Un sistema di interrogatore, transponder, IFF. Due cannoni secondari, di calibro 25 mm. Un sistema IW, RESM-CESM. Un sistema di dispositivo di puntamento rapido. Un sistema missilistico antinave, TESEO. Un cannone di calibro medio, 76 mm, SP Davide. Un sistema di rilevamento, un sistema di lancio siluro. Un sonare per evitare gli ostacoli. Una unità termografo, BATI. La prima nave, Paolo Town di Revele, sarà consegnata nel 2021, mentre le consegne delle restanti navi sono previste tra il 2022 e il 2026.